Buongiorno a tutti, grazie a Fibre di questa bella opportunità e grazie a Enzo per l'introduzione, che mi conosco ormai da 18 anni, credo, quindi mi ha visto proprio crescere nelle cuscine. Cosa devo dire? Mi viene chiesto ogni 10 anni mi viene chiesto cosa farò da grande, ho 46 anni. Se tutto va, vorrei lavorare qualche anno ancora e poi magari dedicarmi a qualcos'altro. Non credo sarà così, però l'obiettivo potrebbe essere anche quello. Da grande credo che ho grandi soddisfazioni, ognuno decide la propria via di imprenditore. Io ho deciso 10 anni fa, quindi a 36 anni, e qui sono d'accordo ancora con Enzo che afferma tuttora, credo, che un cuoco è cuoco a partire dai 35-36 anni in su, quindi devo dire che ho rispettato i canoni e la regola dell'essere cuoco. Il mio modo di vedere l'imprenditore Davide è semplice perché credo che uno diventi imprenditore nel campo della ristorazione solo se ha una grande scuola alle spalle. La grande scuola alle spalle è solo un saper cucinare, saper trattare i prodotti, saper riconoscere la qualità. E sono solo queste tre caratteristiche che mi hanno portato a dire ok, rischio, e in questo caso, nel mio caso, ci sono i favori, sia proprio tutto perché tutti i miei soldi che avevo guadagnato negli anni precedenti li ho investiti su questo progetto. E naturalmente in prima persona mi sono messo io, ho messo il mio denaro, ho messo la mia faccia e ho deciso veramente di iniziare a diventare grande. E questa cosa devo dire che ragionando, rispettando le regole etiche, e questa cosa mi fa molto piacere perché l'ho vista su questo bellissimo libro, questo bellissimo manuale, dove si parla di etica e profitto. Io l'anno scorso ho fatto questo libro che si chiama Il giusto e il gusto, con Feltrinelli, dove appunto parlo e spiego molto bene quello che è la riuscita di un buon lavoro, cioè di fare le cose per essere soddisfatti se stessi, non per soddisfare l'ospite, non per soddisfare un fornitore, non per soddisfare, per sentirsi dire bravi, ma per farle per questione proprio, per essere soddisfatti quotidianamente. Quindi io parto da queste basi per poter fare il cuoco bene ogni giorno. Poi mi dicono che sono diventato un po' uomo marketing o imprenditore, credo a tutte queste belle cose. Io credo solo però che il mio punto di vista è quello di fare il cuoco evidentemente tutti i giorni e farlo con coscienza. Questi ragionamenti naturalmente mi hanno portato, questa è un po' poesia, poi nella realtà era che io cacciavo i soldi, investivo sulla mia attività, cominciavo con 3 persone, diciamo, devo dire che sulla ventina di persone girano intorno a do. E devo dire che i conti economici, per quello che sono le mie esigenze, funzionano molto bene. Non potrei magari comprare 3 Ferrari all'anno, però tutto quello che, magari due, però per quello che sono le mie esigenze anche etiche sono più che sufficienti. E da lì è iniziato tutto il progetto. Il progetto è semplice, quando dico etica dico la realtà delle cose. Ho pensato, la prima cosa che mi è venuta in mente è di chiamare questo posto con un nome molto breve, perché? Perché col nome molto breve, in un modo o nell'altro, lo puoi ricordare. E posso dire nel bene e nel male, perché alla fine se mangi male sicuro lo cancelli il mio ristorante. Non c'è una seconda prova, perché si chiama Do. Così altrettanto se mangi bene ho il passaparola. Quindi a cascata va tutta una pubblicità one to one con le persone che in effetti assaggiano. E da lì è partito, poi naturalmente il mio ristorante si chiama Do, ma ho voluto dare una reale spiegazione, e anche questo fatto con un claim molto chiaro, cioè Do la tradizione in cucina. Do poi c'è stata una libera scelta, è una libera scelta di interpretazione, perché Do in giapponese vuol dire via, dal mio punto di vista potrebbe anche voler dire Do, la tradizione in cucina, quello che noi diamo dentro al ristorante, quindi la gente quando legge sa cosa può trovare in questo progetto. E poi Davide Dani, in ultimo, ma non è la cosa principale. Quindi da tutte queste considerazioni poi sono passato a valutare la zona mi diceva che io tipo
6 mesi prima dell'apertura, per poter capire come fosse questa mia zona, perché io alla fine sono nato lì, però essendo stato sempre all'estero non ricordavo, comunque non sapevo come potessi presentare ai cornaredesi. E quindi decisi di verificare tutto sul campo, tutto quello che facevamo le trattorie, le 10 trattorie in Tornatore. E da lì devo dire che mi sono gratificato, perché dicevo, vado lì, mangio tipo 9,50 euro, tipo 12,50 euro, tipo 11 euro, e mangiavo delle cose che, tipo frittata, pollo, pasta al pomodoro, e dicevo, ma alla fine c'è questo locale sempre pieno a pranzo. Questi piatti io li posso far bene, quindi devo solo riportare quello che è la conoscenza della qualità, la conoscenza del know-how nel produrre il piatto nel mio ristorante. E da lì è partita l'idea di mantenere, anzitutto io rilevavo un'attività che come base aveva un menù a 11,50 euro solo a pranzo, quindi chiusa la sera. Ho fatto anche un affare discreto, anzi molto buono, perché ho ritirato un'attività con un fatturato del pranzo e basta a 11,50 euro. Quindi ho messo a disposizione del vecchio cliente questa proposta economica con una qualità maggiore. E quindi chinando la mia schiena, quindi, tra virgolette, ingoiando bocconi amari, e ho aggiunto una parte imprenditoriale. Quindi ho detto, l'imprenditore secondo me è colui che lavora molto, molto di più, in una parola. Ho aggiunto... sì, è vero. Ho aggiunto l'altra fetta che mancava, che mi poteva dare la soddisfazione personale, perché alla fine faccio i conti economici perché devo mangiare, però alla fine voglio essere anche soddisfatto. Quindi l'aggiunta della sera è stata: voglio fare cuoco, voglio cominciare a fare quello che hai nella mia testa, e voglio che la gente utilizzi il mio prodotto, perché è successo in azienda, credo che sia solo ed esclusivamente l'affluenza la dà solo ed esclusivamente l'affluenza della gente. Quindi quando la gente viene vuol dire che il prodotto è valido. Se la gente non entra, io posso continuare a dire che sono un bravo cuoco, che io so, che ho conosciuto, che ho fatto, e nella ristorazione vi garantisco accade. Se però poi guardo il ristorante, che magari è il martedì a pranzo non ce ne sono perché è martedì, il mercoledì sera non ce ne sono, c'è la partita. Però capite che se a Milano sono 1,5 milioni di persone e il do non facci, 80 persone tutti i giorni io chiudo. Ma non per fallimento, perché emotivamente, moralmente non va. Cioè faccio un lavoro economicamente per star bene, ma anche per avere soddisfazione, l'attacco sulla spalla. E quindi si è creata questa formula, si è creata, siamo cresciuti da 3 persone a più di 20, sono quasi perso il conto, e la cosa che mi soddisfa ancora di più è che da questo progetto è nata, da questo dicono marchio Do, è nata una filosofia di vita, ossia avverata una filosofia di vita, che poi ha preso anche con un altro logo molto importante, che è la cucina pop, che non è anche qui un modo di vendere un qualcosa di strano, ma di dare identità a un progetto molto serio. Questa cucina pop, il pop è, sapete tutti, pop art, la pop music, sono stati definiti così perché arrivavano a tante persone. Credo che nel mondo della cucina ci potesse stare un nuovo modo di raccontare o di spiegare in maniera veloce un buon modo, una buona cucina, e quindi ci siamo presi questo marchio, l'abbiamo creato, e quindi abbiamo creato la filosofia pop della cucina con lo stile Do. Quindi questo è tutto il progetto che ci ha portato adesso, dopo 10 anni di attività, ad avere la cosa più importante per me, che sono le richieste, come diceva Enzo poco fa. Noi abbiamo la richiesta di un anno e mezzo abbiamo chiuso le prenotazioni a 6 mesi. E devo dire che il successo ancora più grande di questa mia soddisfazione personale è quella che ancora ieri sera, su questi 12, 14, 15 tavoli che facciamo, quindi l'equivalente di 40, 45 persone, abbiano chiesto, dopo aver mangiato e pagato il conto, una disponibilità di un tavolo nei prossimi 8 mesi. Ecco, però la differenza, io so che nel mondo ci sono tanti ristoranti pieni con prenotazioni esagerate, questo lo sappiamo tutti quanti,
Ma la cosa che ho visto da imprenditore che ho cominciato a notare, cominciava a dirmi ok, così siamo sulla strada giusta, è quella che dopo aver mangiato, io non so quanti di voi in sala abbiano provato a prenotare dopo in un ristorante, qualsiasi ristorante, dalla pizzeria al grande ristorante, la soddisfazione di mangiare, saldare il conto, stare bene e poi dire prima dell'uscita, scusi, non andiamo via perché vogliamo prenotare. Provate a pensare quante volte voi avete fatto questa cosa. Ecco, allora la case history, alla fine c'è un punto importante, un ingrediente importante di questa case history che porterò a darla. Evidentemente le piccole cose fanno una grande differenza e non altro. Evidentemente questa luce che si è accesa è il premio più grande che io potessi avere, perché io non ho mai pensato, ho pensato di tornare in molti ristoranti, ma non ho mai pensato dopo aver mangiato di prenotarmi fra 6 mesi e dire ma è un impegno che non riuscirei a reggere. Ed evidentemente la strada, non a caso do in giapponese vuol dire strada, la strada giusta l'abbiamo imboccata. E questa cosa ha fatto sì che io da imprenditore, non come Andrea, magari sono un po' più attaccato alla mia tradizione, alle mie origini, alla mia educazione, ho preferito dopo 3 anni dell'apertura fare investimenti un po' più immobiliari rispetto a quelli agli altri e adesso credo che dopo gli... ma per un motivo solo, perché io sto costruendo un team di persone e sapete tutti quanti quanto sia difficile costruire le risorse umane. E credo che dopo 3 anni non potessi avere la forza, probabilmente economica c'era, ma non avrei avuto la forza di risorse umane per poterlo fare. E quindi ho pensato bene, prima, come mio grande papà ragionava, di coprirmi un po' le spalle, investendo sui miei ragazzi, infatti i miei ragazzi, qui sono molto orgoglioso, Enzo lo può confermare, c'è stato un turnover di persone, ma non un turnover calcistico, dove sei in tribuna e poi ti faccio fuori. È stato un turnover voluto da me, dove adesso abbiamo quasi 10 persone di reggio per l'Europa, tipo il sous chef di Violet Casa, il Plaza Atenea di Cornaredo, che è da 5 anni che è con lui e che adesso è passato il sous chef nel nuovo ristorante 3 Stelle, con Fermienzo, di Parigi. Così come Gabriele, così come i due Alberto, così come Matteo, così come che sono da Gavroche, che sono in giro per l'Europa nei grandi ristoranti. Questi li ho staccati da me quando erano tipo dopo 4 anni di do, e quindi uno li prende dopo la scuola, li alleva pagandoli, li alleva, investe su di loro, poi a un certo punto li chiama in ufficio e dice cosa vuoi fare? Secondo me tu puoi andare. Allora, ho creato quello che io vedevo nei grandi ristoranti, l'ho voluto, l'ho ricreato nel mio ristorante e così premiato, questo non è un mandare via gente, ma è un premiare. È un premiare che poi alla fine va la ragione perché adesso i due responsabili che sono da do hanno fatto tutti quanti dai 5-6 anni a fianco di Ducasse, di Turabro, di questi grandi maestri che gli hanno inculcato la cucina e gli hanno inculcato anche l'educazione nel ristorante e nella cucina. E quindi questo mio modo di imprenditoriale di agire è dovuto dal fatto della mia educazione più che della parte imprenditoriale o di aver letto libri o di essere stato a conoscenza di qualsiasi altra cosa. Ed è per questo che adesso dopo 10 anni, il 28 di ottobre faremo 10 anni di do e credo che adesso cominciamo ad avere qualche risorsa umana per puntare a qualcos'altro. Ma il mio modo imprenditoriale, siccome è autosponsorizzato, non so quanto costano le penne a do e quanto costano i fogli di carta, non perché sono genovese, con tutto rispetto, ma perché devo ponderare ogni uscita, adesso è il momento in cui probabilmente una parte di società la farò, ma la farò con la gente che come me capisce qual è la fatica del ristorante, quindi con questi ragazzi che hanno fatto una formazione importante nelle scuole più importanti. E se non vogliono rimettersi in gioco come me 10 anni fa, io sono pronto. Credo che questa sarà la strada futura che intraprenderemo. Sicuramente dopo 10 anni, però dopo 10 anni credo che la crescita sia stata molto importante e poi anche sotto il profilo della cucina, perché 10 anni fa avevo il risotto alla milanese, qui parlate, in questo
bellissimo manuale parlate anche della spiegazione e la chiarezza nel parlare, nello scrivere i piatti. Quindi io 10 anni fa avevo il risotto alla milanese, il risotto alla milanese nella mia carta. Adesso, dopo 10 anni, nel mese di novembre, ottobre-novembre, quando lo zafferano è nel massimo del fiore, nel massimo del profumo, io ho zafferano e riso alla milanese d'oro. Questo vuol dire che do valore allo zafferano da prodotto a Milano, vuol dire che ho trovato un riso che è fantastico, quindi è la parte meno importante, perché la parte del cuoco di oggi è quella di far godere la gente, di far star bene, quindi lo zafferano del profumo. Quindi si è creata tutta una filosofia di cucina che ci ha permesso di crescere così tanto e di essere attuali, perché evidentemente se nella prima carta del Do io avevo il culatello, avevo il risotto alla milanese e adesso non c'ho più queste cose, ma ho lo zafferano alla milanese, la crescita per me è stata molto, molto importante. E poi ci ha aiutato perché il fatto di avere lunghe prenotazioni e il fatto di avere tanta richiesta, di voler tutti i giorni vedere il ristorante pieno, non è una questione economica, ma è una questione di crescita. Perché sapete che più persone si incontrano e più persone si lasciano parlare, più si capisce e più si cresce. Quindi concettualmente il mio prezzo l'ho fatto anche perché la cosa più odiosa sarebbe stata quella di dire io sono bravo, la gente non capisce niente, non ce ne sono dentro. Ho preferito ragionare in maniera equa ed etica. All'inizio devo dire che qualche muratore in più c'era e adesso non viene più perché è spaventato un po', forse della pulizia che abbiamo nella cucina del ristorante, però alla fine dal muratore a Ligabue, al mio presidente, che non dico di quale squadra perché sennò magari poi qualcuno viene contro, è di calcio, tutti possono venire. E poi la cosa bella è che non c'è una blacklist come può capitare o come qualcuno mi dice, ma si forma una selezione naturale, che è la cosa più bella che possa esistere. Adesso cambiamo pianeta letteralmente, perché passiamo assolutamente in tutt'altra dimensione. Alessandro Giudici è portatore di un'esperienza che ha in comune con quanto abbiamo sentito fino adesso esclusivamente il fatto che si occupa di gente che mangia. Dopodiché gli ordini di grandezza, le problematiche sono esaltate, sono moltiplicate, essendo, come vi accennavo prima, il responsabile del Beverage Europa di Autogrill. Tra l'altro, ecco, ti chiederei innanzitutto di dare la carta d'identità. Cosa vuol dire in termini di numeri questa realtà, quindi di numeri, di punti, chiamiamoli così, di somministrazione, di dipendenti, magari anche di fatturato. E dall'altro però, ecco, visto che tu hai una formazione, anche in questo caso però canonica, perché anche tu dicevi che hai cominciato proprio facendo il cuoco e quindi è arrivato a questa sua posizione percorrendo tutta una serie di scalini, quali sono per davvero i punti critici e se ci sono punti in comune, al di là delle dimensioni degli ordini dei problemi, rispetto a quanto tu hai già sentito in queste esperienze che sono state presentate. Ecco. Scusate, io vi chiedo scusa, purtroppo, per quanto abbiamo rispettato la tabella di marcia, io fra 5 minuti devo proprio scappare, però avrò come mio degnissimo continuatore, Pierolino Stoppani, che continuerà a gestire in seguito. Mi chiedo scusa, l'ho detto prima, per non interrompere. Prego, grazie. Buongiorno a tutti.